Amici di Mirato Tirato, bentornati. Oggi rasatura con la crema da barba Denim Original. Questa me l'ha regalata Riccardo. Grazie Riccardo. Il mio amico Riccardo che ci conosciamo da tantissimi anni, dal 1998. Abbiamo condiviso tanto soft air, gioco di ruolo, serate spensierate, però non abbiamo mai parlato in maniera approfondita di rasatura. Ci siamo appassionati in due contesti diversi, ok? Cioè non è che abbiamo condiviso perché io ho visto lui o lui ha visto me, indipendentemente. Poi quando abbiamo scoperto di praticamente abitare fino a pochi giorni fa a 200 metri di distanza, abbiamo detto vabbè dai, quasi quasi. E quindi insomma abbiamo iniziato a confrontarci su tanti argomenti riguardanti la rasatura e ci scambiamo anche dei prodotti. Io con il trasloco gli ho regalato un po' di cose. Quando sono andato a salutarlo mi ha detto: Manuel, tieni, ecco un pensiero per te. Grazie mille Riccardo. Questa crema mi piace un po' il profumo che ha. Mi piace il profumo che ha. Questa crema però oggi la gestisco nella mia ciotola. L'unica ciotola che mi sono conservato, questa Barbouris, che ho acquistato. Ma che colore ho oggi? Allora, oggi c'è la luce anche della finestra, che va e viene. Come vedete cambia, perché oggi il tempo è un po' particolare. Allora ho lasciato tutte le luci accese, così se dovesse diventare nuvoloso. Perché nella Barbouris? Perché, intanto ce ne metto un po', ok, non ce l'ho messa assai, ok. Perché nella Barbouris? E perché la ciotola? Manuel, tu con la ciotola? Ma che magia nera è mai questa? Con la ciotola perché mi sono reso conto di avere una lacuna nella gestione con ciotola e per quanto mi riguarda un tonsore dovrebbe saperla gestire, poi decidere di non usarla, però almeno da gestirla. Sì, rasoio che voglio utilizzare oggi, il Mercure Progress 500, versione scatolina, quindi 570, con la lametta Mercure. E allora procedo subito con questo assemblaggio selvaggio. Luigi sta tornando, alle mie spalle, come vedete, non c'è Luigi ancora, ma tornerà. Ritorneremo! Questo è per pochi, Questo è per pochi. Dalla cronaca al trash, è un attimo, In Italia soprattutto. Allora, le Mercure che tanti dicono, ma non tagliano, ma che ci devi fare con la Mercure? Ma che è? Un euro alla metta e non taglia. Sul costo siamo d'accordo, esorbitante, un euro alla metta, perlomeno mi pare costi tanto, scatoline da 9 trovate su Amazon a prezzi veramente considerevoli, e no, anche no. Prima passata io metterei al massimo e poi andiamo a, eccoci qua, 5 più, vai. Dicevo, la mette che si fanno pagare, a me piacciono, però si fanno pagare. Ah, il lavandino alto. E il lavandino a pozzetto soprattutto. Che cazzo. Scusate. Non lo so. Avevo sta cosa strana prima, adesso no, adesso lavandino a pozzetto. Ok, diamo una bagnata al ciuffo.
Non il mio, eh. Il mio oggi è indistruttibile. Ci ho messo tanta di quella lacca sopra. Poi perché uso la ciotola? Soltanto per inglobare il prodotto. Cioè io ho già finito di inglobare il prodotto. Posso andare in viso serenamente. Acqua, acqua, fragranza come il come l'after, eh? Fragranza pari pari al denim original. Io direi di sì, eh? Bel montaggio. Decisamente un bel montaggio. Allora, Mercur Progress 500 con la meta Mercur Platinum. Eccolo qui. Vamos.
Primo giro è andato, io faccio svuotare qui il pozzo, senza fondo. Mamma mia quanta barba, oh. Mamma mia. Sciacquo, secondo giro. Ok, rifaccio il pozzo. Piccolo puntino, ah, brucicchia, brucicchia. Questo perché ho fatto il passaggio così che non faccio mai. E quindi qui, su poca superficie, zac! Quindi proprio un taglietto, perché brucia. Di solito non brucia nei red point, questo brucicchia. E quindi è un taglietto. Ok, pozzetto fatto. Con un po' d'acqua. Un po' smontata, ma che io carico d'acqua, però quanto a scorrevolezza perfetta, I miei montaggi molto idratati, avete visto in fase di pelo, mi dà una scorrevolezza veramente molto profonda. Io però metterei un po' più basso, metterei a 3. Sì, contro però farei a 3. Ammazza se scorre.
Ok. Nella zona baffi il rasoio difficilmente mi scorre, quindi qui c'è sempre qualche impuntamento, perlomeno in contropelo, però vabbè. Ok. Olè. Ci siamo. Allora, crema denim original, crema da banco economicissima, probabilmente costa meno della Palmolive, questo è un po', credo, perlomeno qui da noi, qui nel Pescarese. Qua un po' sgranicchiato, vabbè, perché sono un asino, sapete, sono un asino. Vado a insistere, vado a cambiare le gestualità, qui sono andato proprio con una gestualità che non riconosco, come anche qui quando poi ho fatto quel passaggio, no? Devo andare per il... quando vado con i miei gesti vado tranquillo ormai, vabbè, però si gioca un pochino, si vuole anche sperimentare, ci si sente sicuri con degli strumenti che si impara a conoscere. Quindi, denim original, profumazione identica al dopo barba, leggermente più attenuata, chiaramente, non è il dopo barba, ok? Più attenuata, ma la fragranza di base è quella. Molto scorrevole, vuole parecchia acqua, perché è abbastanza grassa, insomma. Sento che è molto, molto ricca probabilmente di siliconi, no? di tutti quei componenti che rendono il tutto scivoloso, quindi è chiaramente una crema da banco. Attualmente la produciamo in Italia, sì, Made in Italy, Conter, Lodi. Perfetto. Sì, bene. Mi è piaciuta. Mi piace più della Palmolive. Che Palmolive, non lo so. Questa mi piace di più. Perché denim. Non lo so, sarà perché... cioè questa texture jeans, questa... Non lo so, mi piace maggiormente. Quindi Riccardo, grazie, mi hai fatto scoprire un prodotto economico, un prodotto alla portata di tutti, un prodotto eccezionale per quello che costa fondamentalmente. Come anche lui ha detto qualche giorno fa in una live su Facebook, c'erano anche altri sentori, c'era anche il musk, c'era anche il gold, non lo so. Ora pare non si trovino, se dovessi trovarle sicuramente le acquisterei, perché vale la pena tenerle un po' tutte per fare delle prove e soprattutto per abbinamenti, perché io poi i denim ce li ho. Il Mercur Progress 500 con la sua lametta, con la lametta Mercur Platinum, è una combinazione che adoro. 5 più in pelo, 3 in contropelo, mi sono sempre trovato bene. Questo è lo spirito del regolabile. Ok, quando vedo i regolabili utilizzati al massimo, a prescindere anche in contropelo, io mi chiedo allora perché acquistare un regolabile?
A questo punto ci compriamo un, che ne so, uno Yaki Beast, che ha il gap altissimo, oppure direttamente rasoi molto incisivi come l'Icon Tech o, non so, altri rasoi che hanno un gap molto sporcente, molto elevato. Qui io a 5+, sono andato proprio diretto sul pelo in tranquillità, a 3 in contropelo maggior sicurezza, ho percepito la testina più compatta e quindi nel passaggio sono stato sicuro, tranquillo. Questa è la sensazione che dovete cercare, ok? Voi amici che magari state approcciando un regolabile e vi sentite ancora un po' insicuri. Quando la configurazione, quindi quando la regolazione che state utilizzando vi dà quella sensazione di fermezza, la lametta non vibra, vi sentite sicuri, allora è quello. Poi valutate il risultato, se vi piace o se volete maggior incisività. Si dice incisività? Il bello di questo rasoio è che ha una regolazione non a scatti, non è a click, per cui essendo morbida, ed è una vite, quindi la numerazione fa soltanto da riferimento, ma se voi a 3,5 vi sentite un po' più, mettete a 3,5. Se 3,5 è troppo e 3 è poco, a metà, tra 3 e 3,5. Non è un problema, si può fare. L'importante è studiare un po' e chiaramente provare sulla propria barba. Vi consiglio però sempre di farla crescere un pochino, perché è così che il rasoio, secondo me, vi parla maggiormente. Perlomeno per me è così. Poi se qualcuno mi dice, no, invece io, Manuel, quando la barba è corta, il rasoio va meglio, buona rasatura. Tutto qui. La lametta Mercur, sì, costa, però, raga, taglia bene. Non è prepotente, solo se io faccio l'asino diventa prepotente. Se trovate una lametta che si comporta così sulla vostra pelle ad un prezzo molto più accessibile, allora la Mercur è inutile. Ma se questa è l'unica soluzione e vi fate la barba una volta a settimana e con la lametta riuscite a farci più rasature, valutate, che vi devo dire. E a questo punto si conclude con il denim original. Questa è la versione original e io ce l'ho ancora nella classica boccia ottagonale, non esagonale come dissi tempo fa, ottagonale. Mano, è la geometria, sei pure un grafico, sei pure un docente, che cavolo. Ma io vi devo tirare le orecchie, perché più della metà di voi che segue Mirato di Rado, che vede i miei video, non è iscritta al canale. E allora in questo momento approfittate, iscrivetevi, attivate la campanella, così tutti i video che pubblicherò saranno nella vostra cling, nelle vostre notifiche. Denim è intramontabile, che lo dico a fare. Denim è denim, c'è pure dire. Benone, veramente benone. Presto, come vi dicevo, tornerà anche questa bestia di Luigi che nel trasloco si è un po' imboscato. Si è imboscato in qualche busta, in qualche sacco, però. Ora il trasloco è concluso, pianta stabile, perché l'altra volta ho fatto un video un po', eravamo qui a portare ancora cassette, cose, scatoloni, e quindi ho detto, sai, quasi. Telecamera così com'è, carica, scarica, non lo so, adesso la monto sul supporto e si va in video. Però a quanto pare, insomma, ha retto e quindi, ok, poi sono ricaricata come si deve. Microfono, sì.
l'ambiente è un po' più grande, quindi chiaramente l'effetto bagno è maggiore. Io vado in post-produzione e pulisco un pochino, però naturalmente mi devo organizzare meglio e quindi molto probabilmente userò un altro tipo di microfono. Non penso che tornerò al microfono messo qui sulla maglia perché l'acqua fa rumore. No, preferisco avere qualcosa sulla telecamera, ma probabilmente qualcosa che riesca a essere più direzionale e a pulire meglio il suono già di suo. Mi informerò e di conseguenza agirò. Che dirvi ancora? Spero di riuscire presto a ripristinare le live. Purtroppo qui c'è una connessione mobile molto scarsa e quindi con l'hotspot dello smartphone non riesco ad andare in diretta su Twitch. Devo attendere di mettere la fibra. Nel frattempo, se riesco da qualche altra parte, nel circondario, comunque fuori, non lo so, qualche volta, qualche live la possiamo anche fare, però in studio, belle precise, così, rilassati, dobbiamo aspettare ancora un po'. Quindi vi chiedo di portare pazienza se vi mancano. Se non vi mancano, va bene così, ditemelo, almeno risparmio un po' di tempo. No. Gli appuntamenti live ci vogliono perché fanno community, sono il sale della community. Vero? Sì, è vero. Va bene, grazie ancora per essere stati mia compagnia, nostra compagnia in questa premiere. Vi abbraccio forte, vi auguro buon proseguimento di giornata e buon weekend. Ciao da Manuel e da Miraldo Virale.